che sono questi due. Io allora scrivo poesie da quando ero una bambina molto piccola, però non ho mai osato chiamarle poesie perché la poesia è una roba troppo. E infatti non li pubblico i libri, ce n'ho un sacco, tutti lì, però non tergiverso, faccio le prove, pubblico su Facebook, poi mi pento, poi li riscrivo e quindi alla fine non pubblico niente. Non lo so perché dicono che sono una poetessa. Per me scrivere il libro è, cioè poi dopo si fissa, rimane lì e non si può più cambiare. E quindi per il mio carattere è quasi impossibile. E quindi credo moltissimo nell'oralità della poesia. La poesia non è sempre pallosa, ci sono anche poesie divertenti. Facebook, ascoltami. Io non lo so chi sei tu, ma tu sembri sapermi. Mi intuisci, mi lusinghi. Mi propini contenuti alla mia altezza. Mi è chiusa in una bolla di adorabili opinioni. Oramai vi so a memoria, e voi a me. E penso che fate bene a saltare queste parole, a sbuffare sui miei pensieri triti e io sui vostri lamenti. Facebook, nel nostro rapporto c'è uno sbilanciamento, tutto a tuo favore. È un'apparente conoscenza, quella digitale. Mi ricordi mio marito, che mi sfuggiva continuamente. Lui sembrava conoscermi. Aveva detto ti sposo con un fiore in bocca. Si erano aperte tante finestre. Non lo sapevo che era un viale del tramonto, quello dei fiori d'arancio. Anche tu sei così, distante e distaccato. Sento che vorrei lasciarti. Niente di traumatico. Solo che niente dura. L'amore per te poi non c'è mai veramente stato. Almeno mio marito, io, l'ho amato. Vi leggo un paio di poesie da questo libro, che è stato l'unico libro che io ho pubblicato di poesia. Ed è stato del tutto un caso perché mi trovavo nel Festival di Franco Arminio in Basilicata. E lui mi ha preso per il braccio e mi ha buttato in una piazza lì davanti a un microfono con centinaia di persone e mi ha detto leggi. E io ho letto una poesia. Ho letto una poesia che adesso chissà, spero di ritrovarla. Io non sapevo che l'avrei letta oggi, ma ho deciso di leggerla. Questa poesia si intitola Odio le ragioniere. Così se c'è una ragioniera qui, qualcuno mi ha detto che era una ragioniera prima. Allora capiamoci, ragioniera. Adesso ti spiego perché. 36. Mio marito, come ho scritto anche nell'altra poesia, poi insomma si è distaccato, no? È volato. Un po' come Facebook, se uno avesse il coraggio di lasciarlo. Lui ha avuto il coraggio di lasciarmi e mi ha lasciato per una ragioniera. Spero di trovarla. Di quando io cercavo la ragioniera su internet. Aspettate che la cerco, perché non sapevo chi fosse e quindi, ma dove cavolo è? Frida Kahlo, non la trovo, quindi non ve la posso leggere. La cercavo su Facebook, figuratevi cercare una ragioniera in Piemonte, cioè era impossibile, ragioniera Piemonte, infatti non l'ho mai trovata, non so. Eccola qua, e vi voglio leggere invece. Un post, vorrei avere un microfono senza scotch, perché è stato scocciato, non lo posso muovere. A questo libro qui ho fatto pochissime presentazioni, mentre di Odio le ragioniere ne ho fatte veramente tante, perché, non lo so perché, questo si intitola Orari. Io mangio presto. Mi piace mangiare presto e iniziare a digerire quando tutti gli altri si mettono a tavola. Mi piace, mi pare una specie di sgambetto. Il mio stomaco già riflette sul da farsi, mentre gli altri si apprestano a riempirsi. C'è una bella differenza. In questo senso mi sento un po' inglese. Se fosse per me, mangerei verso le 6 del pomeriggio, poco dopo l'ora del tè, che in quel caso avrei fatto verso le 3:30. Il pranzo mi viene un po' scomodo alle 11 e la prima colazione si incasina ulteriormente. Poi con i numeri io sono un disastro. Se mi alzo verso le 4 di notte e
e faccio la colazione verso le 5, pranzo alle 11, cena alle 6. Secondo voi mi ricoverano? C'è una corrente d'aria calda, c'è una rosa nel tramonto, c'è la terra solida e compatta. C'è una corrente d'aria calda, c'è una rosa nel tramonto, c'è la terra solida e compatta, solida e compatta, solida e compatta. Adesso vi, non so se mi allungo, ditemelo. Io non sopporto quelle situazioni in cui io da pubblico a un certo punto non vedrò di tornare a casa. E le capisco quindi e le perdono, vanno perdonate. E ve la leggo, se la troviamo, non so neanche se c'è qui, perché ha avuto così tanti rimaneggiamenti questo libro che probabilmente non c'è. Magari non c'è qui. Eh già, è così. Adesso vi leggo quella del postino Luigi, se la ritrovo. Io amo la poesia del postino Luigi. Il postino Luigi è il mio postino, è anche un amico di Andrea, che è qui e fa le fotografie. Però ecco, sono proprio disordinata. Intanto potete parlare tra di voi, vi prego, parlate. Fate casino. Uso questo mio disordine, che è il motivo per cui non pubblico libri di poesie. Non riesco a mettere in ordine le poesie per farne dei libri. Eppure l'avevo portata quella del postino Luigi. Il postino Luigi. Passeggio, rapida e schiva. Serpeggio tra gli acufeni. Incontro a chi? Da come muove il braccio, sembra il postino Luigi. Sempre lui, con quel cappello d'aviatore, col palo orecchie. Mi ferma per dirmi qualcosa, interrompendo il fitto dei fischi. È dura per voi cantanti, eh? Ho la bolla papale della cantante. Non posso spiegare ogni volta tutta la storia. Che Dio mi protegga dall'onda di tristezza che mi schiaccia. Luigi mi spiega che lui ascolta Neck, la Pausini, Ornella Vanoni. Lui e il suo pappagallo bianco ascoltano quella voce di velluto e fanno di sì con le teste a piombo sul piatto della minestra. Mica è giusta la vita. Il pappagallo si chiama Serafino. Sa dire un sacco di parole e fa i dispetti. Lo so, perché sono andata a casa del postino Luigi. Serafino saltellava sotto la sedia e diceva: stupido, ciao, grazie, palline, dove vai? E Luigi mi ha raccontato che l'unica preoccupazione della sua misera vita di postino col cappello di pelo è il pensiero della morte, ma non per lui che crede in Dio e andrà in paradiso. Se mi prende il Covid, dice, che fine fa Serafino? I poeti hanno questo di grande difetto, sempre che io sia una poeta, non lo so. Cioè, i poeti non si stancano mai di leggere le loro poesie, sono veramente allucinanti. Se tu gli dai un microfono, un poeta, un microfono rende il pubblico, cioè può uccidere il pubblico, perché il poeta è un necrofilo. La decisione di scrivere una poesia si addensa tornando a casa, in un verso che avevo in bocca prima. Noi due facciamo l'amore da millenni, pensavo, mentre mi prendevi il collo a baci. Ero un sasso levigato e tu eri l'onda. Di sicuro ero la pelle della tua poltrona di regnante e tu il mio cherubino, oppure il legno del flauto. Abbiamo girato come zingari,
Siamo stati ogni cosa. Pungiglione, serpe, verme, uccello dal becco ricurvo. Siamo stati fanciulla, ragazzo, vecchio, gobba, latrato. Ogni madre, ogni padre e ogni pazzo. Siamo andati in guerra. Siamo stati mano e fucile. Abbiamo dimestichezza l'uno dell'altra. Non è mai complicato, non c'è mai un'amarezza. Una cascata di lingue, un divano. Se non fossimo un uomo e una donna, saremmo vino nell'otre e sarebbe lo stesso. Adesso vi leggo, penso, l'ultima perché si è fatto tardi. Come ultima, deve essere bella, forte. Queste sono tutte inedite. Non so, la prossima volta che vivo? No. La prossima volta che vivo ve la leggo la prossima volta che torno. Così tra noi, per un breve lampo, continua a scorrere quel bacio, come un torrente che riappare quando piove. Fatto casino, insomma.